Bach è stato un grandissimo improvvisatore, come molti compositori di quell'epoca, per cui anzi Bach fosse uno dei più grandi improvvisatori, quindi è molto, c'è un grande legame con il jazz. Perché partiamo dalla musica di alcuni contemporanei che hanno scritto sull'idea del barocco, da Massimo Colombo a Richard Galliano a Uri Kane, anche al sottoscritto Daniele Bonaventura, e torniamo indietro verso Bach. Insomma, è un cammino a ritroso in realtà estremamente logico.